Il primo atto da commissario delegato allo stato d'emergenza per i migranti è una visita a Lampedusa. Nell'isola avamposto del Mediterraneo, dove gli sbarchi sono ripresi senza sosta e l'hotspot di nuovo sovraffollato, il prefetto Valerio Valenti atterrerà domani mattina per una ricognizione della situazione con l'obiettivo di accelerare su trasferimenti e rimpatri. In programma c'è un confronto in comune con le autorità interessate e una tappa al centro d'accoglienza. Il capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha già ricevuto gli auguri di buon lavoro dal governatore Renato Schifani, che parla di una Sicilia sommersa dagli sbarchi. L'emergenza esiste, ha detto il presidente della regione, lanciando l'allarme su un ulteriore boom degli arrivi con la bella stagione. Sull'isola delle Pelagie la situazione resta critica. Nel centro di Contrada Imbriacola si contano al momento oltre 700 ospiti, quasi il doppio della capienza prevista. Un sovraffollamento che rischia di alimentare le tensioni, come è avvenuto ieri sera con gli scontri tra migranti subsahariani e tunisini, conclusi con 3 feriti lievi, tutti giovanissimi ivoriani. Guarda dove dormire, tunisino. Se vai dall'altra parte, tutti l'africano. Intanto si è concluso lo sbarco a Catania Augusta di altri 600 migranti, soccorsi ieri dalla Guardia Costiera. E mentre le segnalazioni di barconi in difficoltà non si fermano, proprio dal porto di Augusta è ripartita oggi verso il Mediterraneo centrale la nave umanitaria Geo Barents di Medici Senza Frontiere.